Oh, fratelli bianconeri, non buonasera a tutti voi. Dunque, per fortuna, per una sera, per un giorno, non devo tirar fuori armi contundenti o cose del genere. È un martedì sera di Coppa Italia. Diciamo che ce la facciamo andare bene, ok? Ce la facciamo andare bene. Allora, l'analisi della partita è presto fatta. Primo tempo vergognoso. Una cosa veramente impresentabile, il che si continua a chiedersi il perché con questo non allenatore si gioca sempre per 45 minuti e non per 90. Dovrò un giorno forse riuscire a trovarmelo di fronte, sto soggetto, per fargli un po' di domande a modo mio, ma so che mi verrebbe voglia di appenderlo al pennone più alto, per cui è meglio che non lo incontro. Detto ciò, la Juventus si presenta con il suo classico 3-5-2 da Catenacciaro. Infatti, nel primo tempo noi vediamo una Juventus che spesso e volentieri ci sono 11 giocatori addirittura nella nostra area, addirittura nell'area nostra, non nella nostra metà campo. 11 giocatori nella nostra area ci sono. Ok? Prima cosa. Seconda cosa, la Juventus nel primo tempo praticamente non gioca e soltanto una Lazio pochezza come quella di stasera non segna. Ok? Bene così per noi. Passiamo al secondo tempo. Il secondo tempo è completamente l'opposto. La squadra entra negli spogliatoi, probabilmente i ragazzi si sono guardati nella faccia. Hanno parlato tra loro, ha detto compattiamoci e vediamo di fare il meglio che possiamo fare. Non è che abbiamo visto una Juventus trascendentale, assolutamente no, però qualcosa di meglio si è visto, qualcosa di meglio. La Juventus vince 2-0, allora il primo gol è un regalo, cioè bellissimo il passaggio di Cambiaso verso Chiesa, bellissimo. Stupendo, meraviglioso bis il gesto tecnico, bello il gol di Chiesa, però è un gol palesemente regalato dalla difesa biancoceleste, ma palesemente regalato, cioè proprio gli hanno detto guarda, fai gol che visto che segni così poco, facci un gol, dai, perché un gol così non lo puoi prendere se la difesa sta attenta. Il secondo gol è un gesto tecnico bellissimo di Vlahovic. Il quale questo ragazzo, molto criticato da molti, ha fatto vedere di avere anche un discreto tocco palla. E questa è l'ulteriore dimostrazione che se questo giocatore fosse nelle mani di uno capace, non del fallito che abbiamo in panchina, probabilmente farebbe 40 gol a stagione se avessimo una squadra che giocasse a calcio. Quindi, però stasera non vogliamo criticare troppo, vogliamo rimanere nel nostro cestino, diciamo che ci facciamo andare bene questo risultato, da cosa dipenderà il ritorno? Molto presto, se il fallito che abbiamo in panchina non si mette in testa idee strane di rivoluzionare la squadra, di fare turnover, di fare cambi strani, io penso che un piede in finale, mi sento di dire che ce l'abbiamo, un piede in finale. Poi sapete com'è, con questo in panchina può succedere di tutto, quindi non portiamoci molto avanti con i discorsi. Detto ciò, fagellasse. Allora, ovviamente, come faccio sempre, mi scrivo i nomi perché sennò chi se li ricorda. Allora, Perin 6 è stata tutto sommato una partita relativamente tranquilla. L'unico appunto che posso fare a Perin è stato che forse nel colpo di testa di Luis Alberto che ha colpito la traversa, la parte alta della traversa, in quell'occasione l'ho visto leggermente in ritardo. Per il resto, ripeto, qualche presa alta, ma niente di particolare. Fondamentalmente la Lazio ha fatto sì un po' di gioco nel primo tempo, ma poca roba comunque. Andiamo avanti, Gatti 6. Il ragazzo c'è, però bisogna che cominci a usare un pochino più la testa, prendere qualche ammonizione in meno, ma soprattutto essere meno irruento, perché corre il rischio tutte le volte di prendere i cartellini rossi. Tutte le volte. E sinceramente stasera, se l'avesse preso, insomma,
gli consiglio di tranquillizzarsi un attimo, ok? Bremer 6 e mezzo, Agatti 6, Bremer 6 e mezzo, ha fatto una partita da par suo, la Lazio non è stata niente di particolare in attacco, lui ha pulito dove c'era da pulire e lì è finita. Danilo 5 e mezzo, primo tempo da dimenticare, ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare tranne ha fatto un tiro, per il resto poca roba. Un pochino meglio nel secondo tempo, ma è un giocatore secondo me che anche questo, se ce ne liberassimo a fine stagione per prendere un difensore con la D maiuscola, sinceramente non la butterei via come ipotesi. Cambiaso 6, l'ho visto un po' troppo agitato e questa secondo me, quella di Cambiaso, è un comportamento che rispecchia perfettamente il momento della Juventus, una squadra nervosa, paurosa, una squadra che non riesce a fare quello che vorrebbe fare, ok? E io gli do un 6 a Cambiaso, anche perché ha fatto poi l'assist per Chiesa, però ripeto, l'ho visto meglio in altre partite, mi sembra un giocatore un po' troppo, come posso dire, troppo nervoso in questo periodo, anche lui consiglio di calmarsi un attimo. Allora, McKenny 6 e mezzo, solito discorso di sempre, forse è l'unico giocatore della Juventus quest'anno che è andato sopra le righe, l'unico, ed è sicuramente un giocatore che è imprescindibile per il nostro centrocampo, quando lui non c'è il nostro centrocampo crolla. E Locatelli tra il 5 e mezzo e il 6, primo tempo ha sbagliato praticamente tutto quello che c'era da sbagliare, cioè se c'era da sbagliare da 1 a 10 ha sbagliato 11, nel secondo tempo meglio, sfiora anche il gol, questo è dimostrazione che quando una squadra gira, girano tutti gli interpreti, ok? Però ripeto, Locatelli non può essere questo, io non dico che Locatelli sia un fenomeno, non lo è, però sicuramente quello che mi chiedo è dov'è finito il Locatelli dell'europeo. Questa è una domanda che mi sono fatto tante volte. La risposta? Mandare via quello che c'è in panchina. Rabiot 5. Non mi è piaciuto, ma è già un periodo che non è in forma, lo si vede palesemente, anche se l'unico tiro della Juventus nel primo tempo, un bel tiro al volo di sinistro, ha fatto solo quello. Per il resto, per tutti gli altri 90 minuti o quanti ne ha giocati, francamente non mi è piaciuto. Kostic 5 è l'ombra del giocatore che arrivò, l'ombra, veramente l'ombra, sbaglia moltissimo anche nelle ripartenze, nelle chiusure, sbaglia moltissimo e poi non dimentichiamoci ancora una volta, ripeto, è arrivato qui con l'effigie del miglior assist man come crossatore della Bundesliga. Perché qui non è così? Chiedere al fallito in panchina grazie. 5. Andiamo avanti, Vlahovic 7, gli do 7 perché ha saputo veramente dialogare innanzitutto bene con la squadra, il gol è un preziosismo tecnico da ammirare, da far vedere ai bambini sicuramente secondo me e stasera l'ho visto bene, ovviamente anche lui vale il secondo tempo, nel primo tempo è stato arretrato, praticamente ha giocato dentro il proprio centrocampo. Cosa gli vuoi dire? Niente. Per il resto, partita da niente da dire. E anche a Chiesa voglio dare un bel tra il 6 e mezzo e il 7. Nel primo tempo ha cercato di fare tanto, ma doveva fare il mediano trequartista. Questa è nuova, questa non ve l'aspettavate nemmeno voi. Il mediano trequartista, Ocho. E nel secondo tempo viene un pochino lasciato più libero, si muove di più e la squadra cresce. Bello anche il suo gesto tecnico sicuramente. E per ultimo, ripeto ancora una volta, mi piacerebbe sapere che fine ha fatto Magnanelli. Sarei curioso di sapere. Secondo me questa Juventus è orfana molto anche di Magnanelli.